Siamo con Cinzia Benvenuti, selezionatrice della rappresentativa femminile di calcio a 5 della Regione Lazio, e con lei in domanda inevitabile un parere su quello che sono a questo punto queste Final Four che vedranno impegnate quattro squadre di alto profilo, possiamo dire. Sì, beh, è un evento come al solito molto importante, insomma, per il movimento regionale. E siamo in campo, ci sono atlete. Ormai da quando c'è la Serie A abbiamo avuto proprio un cambio generazionale, quindi diciamo io sono qui soprattutto per vedere le ragazze giovani. E in campo adesso, in questo momento, c'è una squadra molto esperta di atlete diciamo che hanno fatto un po' la storia del calcio a 5 femminile, mentre dall'altra parte nel 12-80 ci sono atlete giovani interessanti. E vediamo, insomma, che quello che... Sì, proprio quello che riguarda le leve più giovani, insomma, sì. Quindi un'occasione importante per vedere un po' quello che sono le forze fresche di questo movimento. Secondo lei, come stanno inserendo le forze più giovani in quello che è il movimento del calcio a 5 laziale? Guarda, diciamo che da quando è iniziato il campionato di Serie A c'è stato, rispetto a livello regionale, un po' uno svuotamento delle atlete più significative che naturalmente sono andate a fare la Serie A. Però questo ha consentito alle atlete più giovani di trovare spazio nei campionati regionali. Quindi diciamo che per assurdo questo spostamento ha creato nuove opportunità per le ragazze più giovani. Però allo stesso tempo in questa categoria militano atlete molto adulte. Questo può essere anche, comunque, come dire, uno sprone, come dire, un argomento migliore che fa sì che queste giovani ragazze possano misurarsi subito con atlete comunque esperte, e questo può influire in modo positivo sulla loro crescita. Sì, assolutamente sì. Guarda, la cosa importante è che stiamo lavorando sulle giovani. Ci sono molte società, adesso inizierà, oltre al campionato Under 21, Under 18, probabilmente anche un giovanissimo allieve. Quindi si è capito che questa è la cosa più importante per far crescere questo movimento, anche perché le straniere stanno prendendo grandi spazi in Serie A, e se non lavoriamo sulle giovani non vorremmo fare la fine del maschile, ecco.